Eh? Esercizio fisico. Tutte le mattine 100 di queste. Sembra vero. Avete fatto la spesa? Tutto a posto? Pronti a cucinare? Bene. Vediamo cosa facciamo oggi. Moscardini in gondola. Polenta. Un piatto col vino bianco molto veloce. Poi facciamo degli gnocchi di ricotta con i funghi. E infine avena e carote. Che ci facciamo? Te lo faccio vedere dopo. Iniziamo con la prima ricetta. Vediamo gli ingredienti. Vino bianco, brodo, moscardini, prezzemolo, aglio, peperoncino e della polenta. Allora, questo è un piatto veneziano. Abbiamo dei moscardini, li chiamiamo in gondola perché ci mettiamo un po' di brodo e un po' di vino. Però è un piatto semplice in bianco che viene proposto come un appetizer. Cosa faccio per primo? Prendo una padella. Fiamma, olio extra vergine d'oliva. Poi aglio schiacciato in camicia. Tracchete! Una punta di peperoncino, questo mi frega sempre perché poi lo vado a toccare con le mani e mi brucio. Vieni qua. Ok. Prezzemolo. Leviamo la parte dura. E poi lo tritiamo finemente, molto finemente. Moscardini abitualmente siamo abituati a mangiarli rossi nel coccio, quindi cotti a lungo nel sugo. Qui invece sono saltati in padella, sfumati con un po' di brodo e vino bianco, prezzemolo, aglio, olio e basta. Ok. Poi, per la polenta, questa è una polenta stata fatta in modo tradizionale, messa in un contenitore di vetro. Io l'ho messa in una ciotolina di vetro, gli ho dato la forma e adesso voglio tagliarla a pezzettini, circa 1,5 cm, così. E la faccio scottare in padella per renderla croccante. Ma prima aglio, peperoncino, andiamo con i moscardini. Come toccano la padella iniziano a rapprendersi. Ok, aggiusto di sale e di pepe. E loro si arricciano. Rosoliamo così, sfumiamo con un po' di vino bianco. Ladies and gentlemen, woo! Un altro po'. Ok, loro vanno, si arricciano così. Una volta che ho sfumato, li allungo con un po' di brodo e li faccio cuocere per bene. Hanno bisogno di tempo, quindi dategli il tempo di cuocere e diventare teneri. Diciamo che per prima cosa il pesce deve essere freschissimo, quindi non deve profumare di ammoniaca, le carni devono essere belle sode. Se in principio il pesce è buono, vedrete che i moscardini, che sono piccolini e teneri, dopo poco tempo sono già, si squagliano in bocca. Allora, fuoco, padella antiaderente, giro d'olio, aspetto che prenda calore e sono pronto a scottare la polenta. Mentre si scalda e loro sono quasi pronte, siccome ho quasi finito, scelgo un piatto. Ah, usiamo questo. Ok. È il momento della polenta. Ecco qua. Sentiamo un po' com'è. Dovrebbe essere male. Inzuppi un po' qua perché il segreto è il brodo dei moscardini. Con il vino. Ammorbidisce la polenta. Che adesso rendo croccante. E nella sua semplicità è un piatto molto saporito. Piatto da osteria veneziana. È il canal. Chi ga sugar al canal? La polenta deve scottarsi, quindi deve fare una crosticina
sul fondo, vediamo se ha fatto la crosticina. Un pochino, ma ne serve ancora un po'. Allora, moscardino, vedete, il sugo è stato assorbito, lui è diventato tenerissimo, possiamo iniziare a impiattare. Allora, metto la polenta croccantissima sul fondo, una sorta di letto di polenta. Poi prendiamo i moscardini, li mettiamo sopra. E andiamo a condire con il brodo dei nostri moscardini, abbondante prezzemolo e un filo d'olio extravergine. Eccolo qua, moscardini in gondola. Vediamo come ho fatto. La gondola è così o è così? La gondola è così. In una padella con un po' d'olio ho fatto soffriggere l'aglio, il peperoncino e i moscardini. Ho aggiunto sale e pepe, ho sfumato con il vino bianco e infine ho aggiunto un po' di brodo di pesce per portare a termine la cottura. In una padella ho fatto rosolare la polenta tagliata a strisce, ho impiattato la polenta croccante con i moscardini, ho condito con il brodo di cottura e il prezzemolo tritato. E che dire di questi moscardini, che sono perfetti con un buon vino bianco.